Wanagan amici e benvenuti a questa nuovissima puntata di XCOM Enemy Unknown. Come vedete eravamo già in missione, stavamo sfasciando un locale, quindi la nostra squadra di demolizioni sta svolgendo il suo compito. Infatti qui, come potete vedere, abbiamo già buttato giù parte del muro, sia del piano superiore che del piano sotto. Il geometra ci ha detto di mantenere intatto il tetto però e di non arrecare danni alle palazzine adiacenti. Per ora stiamo svolgendo un ottimo compito. Purtroppo abbiamo buttato giù un mobile, quello non era da buttare giù, dovevano essere prima spostato, ma noi non siamo una squadra di traslochi, quindi risarciremo il danno, visto che la XCOM ha molti fondi, se come no. Comunque, prima di cominciare, anzi di continuare la demolizione, volevo, come mia consuetudine, fare dei saluti. E abbiamo una new entry su YouTube e sul mio canale, quindi ringrazio per essere entrata nella comunità degli YouTubers e per esserti iscritto ovviamente al mio canale. Lo YouTuber in questione è Fra092FV. Dopo mi spiegherai anche cosa vuol dire quel FV. Deve essere in l'abbreviazione del cognome, non lo so. Comunque benvenuto tra gli YouTubers. L'altro che voleva essere salutato e che anche lui mi sembra che sia un nuovo, non iscritto a YouTube, ma un nuovo iscritto al canale, quindi un grande saluto ad Antox Death la Lama Oscura. Bel nome, sa anche di soprannome per un personaggio di XCOM. Quindi, cara Lama Oscura, se vuoi personalizzarti un personaggio, mi dici qual è, di quelli però ancora non personalizzati, e io sarò lieto di farti il tuo PG. Quindi i saluti sono stati fatti, ora continuiamo con la missione, visto che siamo pagati a ore. Anzi no, siamo pagati a cottimo, volevo dire, scusate. Quindi più roba buttiamo giù, più prendiamo. Dobbiamo andare a stanare un altro Muton Berserk. Qui è tutto caduto giù. Eccoli lì. Sono in due, ecco, benissimo. Cerchiamo di non arrecare danno alla palazzina adiacente, ma la roba temo che sarà molto, a meno che fuoco in corsa con abile scatto e mossa mi metto qua dietro, mi dà sempre 44, bene, sono contento. Vediamo un po' se ce la faccio. Incredibile ragazzi, incredibile. Graxo Miraggio. Spartano, sbagliato, scusate. Ma selezionato adesso Graxo. Beh, dai. Direi che fuoco in corsa. Miraggio, tu ti puoi mettere qui adiacente al muro, anche perché qua sta per scoppiare, no, è già scoppiata. 99, dai. Dai, so che ce la puoi fare. No, Miraggio, non farmi far figure che poi non so se usare il... questo è quello più forte. Beh, io quasi quasi però un lanciarazzi glielo. Ma sì, dai, demoliamo su tutto. Demoliamo su tutto, mi spiace, abbiamo buttato giù anche l'altra palazzina, ragazzi. Non siamo chirurghi, no, non usiamo il bisturi per fare le cose. Mi spiace, ma il chirurgo glielo lasciamo fare a qualcun altro. Vediamo un po' se noi ci spostiamo qua. Lo vediamo? Non lo vediamo, benissimo. Tu lo vedi al 70, però, cara la mia Alexia, ti puoi spostare più vicino. Grande! Dai che se si sposta un po' davanti arriva a tiro del cecchino.
Dai, c'è chi no, pacificalo. Vai Jesus. Vai Jesus. Un'operazione da manuale. Da manuale, ragazzi, come sempre, da manuale. Operazione da manuale. Bene, si ritorna a casa. Si ritorna alla base, il cantiere è stato smontato, i trabattelli e le cose sono tutte all'interno dell'aereo. Qui ci sta mettendo un po' di tempo, come mai? Ah, perché eravamo lontani? No, si era incartato un po' il video. Eccoci qua nella nostra area segreta. E la Ripley finalmente a maggiore. Ah, Ripley non eri ancora maggiore, quindi se in copertina non preso il 2% di danni. Va bene che ci abbiamo dei feriti. No, Alexia, caspita. Jesus, no, Jesus, oh my god, no, cazzarola. E io che volevo fare nella prossima, vabbè, 4 giorni passano, volevo fare una missione con i cecchini, la famosa squadra. Capitano Silvia Moreno, ricordi, vi terremo d'occhio. Sì, anch'io vi tengo d'occhio, quindi state attenti. Deve pure esserci un modo di entrare in quella base. Cazzo, in Australia. Cosa hai in mente il dottor Shen? Ah, in Australia ha aumentato il panico, ragazzi. Iniziamo con riparazione. Rapporto del consiglio fra 3 giorni. Cacchio. Allora, abbiamo poi, se non erro, vediamo un po', un altro commento da parte. Adesso vado a recuperare quello che mi hanno scritto. Ah, ecco, sì, Fra09FV, quello che ho salutato all'inizio di questo video, questo youtuber mi dice che le armature Titan assomigliano a, però, supporto, bella. Aspettate, dopo vi racconto questa roba qua. Prima vado a fare capitano la Silvia Moreno, detta Whisky, che è un supporto e può essere personalizzata. Ripeto, può essere personalizzata, quindi affrettatevi, signori e signore, affrettatevi alla personalizzazione della Silvia Moreno. Allora, vediamo un po'. Fuoco di copertura, gli attacchi. Non male. Diversivo tattico. No, io direi che mi fai proprio le medicazioni a manetta. I medici. No, dai, ti facciamo medico da. Droghe da combattimento. Le granate fumogene contengono potenti stimolanti che aumentano di 20 la volontà e del 10 la probabilità di critico per tutte le unità. Ah, però. Bello. Bene, personalizziamo, armatura 2 intanto, e colore corazza ti mettiamo. Te la mettiamo un colore che non ho ancora preso, qual è, cacchio? Questo, dai, un bel colore così. Armamenti, corazza carapace. Fucile al plasma, la pistoletta purtroppo non ho ricercato, pistole laser e medikit, perfetto. Allora, abbiamo un po' di gentaglia però, ragazzi. No, effettivamente abbiamo Zuberia Kinwande che può essere personalizzato, Abdullah Aziz personalizzato, Rayman McDonald no, non può essere Rayman McDonald, detto niente, no, Rayman McDonald non può essere personalizzato, no.
Zubaydah Khemani, Abdulaziz e è l'ultima che è entrata, Moreno. Gli altri, Pumazza la Raspa anche potreste, quella sì. Questa è da finire, mi hanno detto soltanto di chiamarla il Condor, detta Lampo. No, mi ha detto solo di chiamarla il Condor, essendo un cecchino. Allora, ritornando un attimo al discorso delle armature Titan che avevo aperto prima, fra 092 FV, ma ha detto che le armature Titan sembrano molto quelle degli Spartan di Halo, del gioco Halo. Beh, io del gioco Halo non l'ho giocato, non avendo né la PlayStation, né la Wii, né niente, né la Xbox, quindi non ho presente che tipo di gioco sia più o meno, che gioco è, e sono andato comunque a vedere su internet a farmi una cultura su queste, su questi Spartan, ed effettivamente sembrano proprio le armature degli Spartan. L'unica cosa è che alcune erano bianche, vabbè, il colore della corazza lo teniamo a lui nero, perché ho visto che c'erano altre, alcune nere. L'unica cosa, no, bisogna andare su capelli, è che gli Spartan hanno un, ecco, a me sembrava questo tipo di maschera che hanno. No, scusate un attimo che vado a fare subito un salto a vedere che tipo di maschera hanno. Sì, è un misto tra questa e questa, però non hanno molta, è più questa. No, questa no, di sicuro è più questa. È più questa, però andando a fare così mi sono modificati i capelli di Spartano, che non mi dispiaceva tenerlo. Che cazzo di capelli aveva? Questi aveva, se non sbaglio. Sì, non è male, esatto, effettivamente l'idea non è malvagia, però a me piaceva anche avere qualcuno con la... Ma no, dai, allora seguiamo il consiglio dei miei utenti e li mettiamo tutti con col mascherone, anche perché tra poco partirà una super missione, l'assalto alla base aliena. Però questa è cattivissima. Diciamo che il casco glielo cambiamo, a lui gli mettiamo questo. Mi piace questo qua. Mi piace. Tu ce l'hai già. Artyom Metro, Graxo Miraggio, anche tu ti metto questa Ripley. No, Ripley ancora no, dai, loro ancora no, te ce l'hai già, te vai bene così. Diciamo che va bene, il cambiamento gliel'ho fatto soltanto ad alcuni, non a tutti. Perfetto. Dai, due giorni. Sì. Sì. Siamo molto colpiti dai progressi del progetto XCOM, comandante. Sì, sì. I risultati superano le nostre aspettative. E una simile dichiarazione del Consiglio non è da prendersi alla leggera. La ricontatteremo, comandante. Adesso ci abbiamo un sacco di bei soldini. Allora, qua serve. Allora, corazza Titan di sicuro. Altre due. Facciamo altre tre, va. Corazza Archangel. Eh sì, dai, due Archangel. Vediamo qua se
La membrana in chitina, ma finché non troviamo le crisalidi. Storditore, lo stimolante, questo potente minimo. Pistola laser, c'era una che aveva, che faceva la pistolera. Presentiamo l'ordine. Corpetti nanofibra, storditore, medikit. E niente, e qua shiv fluttuante, shiv in lega, shiv fluttuante. Vabbè, vediamo un po' in fonderia che cacchio posso fare. Pistola migliorata, pistola migliorata 1, che stare. Mi assicurerò che la produzione cominci subito. Non appena avremo qualcosa, la avvertirò. Bene, adesso però mi serve che i soldati siano rientrati tutti. Bene, certo che sono rientrati tutti. Vediamo un po'. Eccoli qua. Eccoli qua, vediamo un po' cosa stanno facendo. Allora, vediamo un po' chi sono. Questi non so chi siano, non me li ricordo. Qui, questi qua che gozzovigliano al bar. Questo qua pelato, chi è, da dove sbuca fuori? Chi è? Arti, a un metro? Boh, cazzarola, no, non riconosco neanche i miei soldati. Qui che giocano? Chi ci sono? Ma chi è questo qua? Ma chi cazzo? Ormai è tutto il casco, questa qua là deve essere Pumazza. La raspa. E qua in infermeria ci abbiamo uno con la Ripley. E questo qua chi è? Che se la sbellica di brutto. Boh, bello, non riesco a riconoscere i miei soldati. Qua nell'ufficetto a guardare. Niente, non c'è nessuno. Ok, va bene. Noi siamo, non ci siamo, noi siamo, no, perché questo qua è un nostro dipendente, noi non si sa dove siamo, siamo in una stanza segreta, super segretissima. Allora, perfetto, no, allora, non so se, però noi potremmo però fare innanzitutto una cosa, andare in officina, invece di sta qua a gozzovigliare. Ah, innanzitutto scaviamo e un po' che strutture possiamo fare. Beh, qui non serve più un caspita. Potremmo fare altri laboratori o... Ma anche no. Abbiamo tutto quello che ci serve. Vabbè. Niente, crea oggetti. La famosa chiave universale. No, mancano le leghe, cazzo. Comandante, dovrebbe dare un'occhiata a questo. Sì, sì. Abbiamo rilevato un nuovo contatto enorme. Riscontriamo un picco energetico fuori scala. Qualunque cosa sia, è bene armata. Cazzarola. Una forte resistenza. Cazzarola. Cannone al plasma, cannone al plasma. Cazzarola, speriamo. Perché qua... Aia. Pronti all'ingaggio. Annulla, nulla. Che madonna, ragazzi. Madonna, ragazzi. La paura. La paura, la paura, la paura. Qui non so se fa una squadra cecchini, però, raga. Qua è molto grosso. Aspettiamoci forza e resistenza. Sì, è bella la squadra cecchini, cioè è bella, lei è bella, ma io so in che missioni mandarla la squadra cecchini e non in questa missione, anche perché una volta entrati nella nave spaziale c'è poco spazio. Ah, qua fantastici. Sì.
Direi... Forse posso azzardare un nuovo. Questo Dominic Santiago? Sì, Dominic Santiago glielo mando volentieri. Anche perché è un assaltatore. Quindi abbiamo assaltatore pesante, cecchino, assaltatore, supporto. Hanno tutti il casco tranne loro due. Mettiamoglielo anche a loro il casco, va. Dai, mettiamogli questo a lui. E anche a te, modifica unità, personalizza, ti mettiamo. Il casco, questo. Dai, voi due questo. Ah però. Scusate un attimo. Andiamo subito a... Voglio fare una roba. Visualizza soldati. Scusate un attimo perché... Tu vai bene così. Ok. Alexia, scusate, armamenti. Come fucile leggero al plasma? No. Oh. No, scusa, te fucile leggero al plasma, che cacchio. Te non eri la pistolera, non mi ricordo più chi era la pistolera, ma tu mi dai la corazza Archangel, vediamo. Nell'aria senza resistenza. Tenete d'occhio i livelli di potenza, questa tuta non è studiata per viaggi a lunga distanza. Fantastico, ci abbiamo il nostro primo volatore. Allora, ok. Ripley, la Titan di sicuro, Pumazza la raspa, Pumazza, a Dominic li metti alla Titan, eccola qua, perfetto, Skeleton, ok, questo è un supporto, c'ha la, ok, pesante, la carapace. Questa dovrebbe avere la corazza Archangel. Eh sì. A te ti diamo... Ah no, tu hai già la Skeleton. Fucile di precisione, vabbè, per forza il laser. Non mi senti algo, c'ha la corazza Carapace. A Moreno che è un supporto, va bene. Vabbè, praticamente avete tutti la... C'era mica anche un altro cecchino. Va bene, dai, va bene così. Schianto UFO in via Skyranger. Beh, direi perfetto. Direi più che perfetto. Atterriamo. Le autorità del Brasile hanno richiesto il nostro aiuto, perciò ci recheremo lì. Sembra che gli alieni siano caduti in una zona scarsamente popolata. Se nell'area ci sono dei civili, spero che si tengano alla larga. Vediamo un po' com'è la situation, sempre di notte ovviamente, classico. Queste operazioni si fanno solo la notte.
e non alla luce del giorno. È più importante di tutto ciò che abbiamo incontrato finora. Ah. Considerato l'impatto, la nave sembra essere in discrete condizioni. Non sappiamo cosa aspettarci all'interno. Sti cazzi. Ma dovrete raggiungere il ponte della nave il più velocemente possibile. Sti cazzi. Cioè, iniziamo addirittura all'interno della nave e sembra grande. Ah, vacca boia. Ah, però. Vabbè. Ah, alla faccia. Questa dovrebbe essere solo una parte, perché di qua continua, vuol dire che c'è l'altra speculativa. Madonna, ragazzi, iniziano a farsi importanti, devo dire. Vai, due miraggio, e guardate qua quanta vita che iniziano a prendere tutti. Forse l'unico Artyom è quello un po' più bassino. Qui ci sono le crisalidi, ragazzi, qua ci facciamo le membrane in chitina. Non c'è ancora nessuno. Secondo me, appena entro, no, non mi fa vedere nessuno. Beh, meglio. Allora, andiamo avanti molto, molto, molto cauti, perché qua dovremmo aspettarci un sacco di opposizione, allora, da parte degli alieni. Vabbè. Che è stato? Alla faccia, sei grande sta nave. Cacchiarola, sei grande sta nave. Teniamoci con profili veramente bassi e... Profili bassissimi, perché qua, ragazzi, potremmo anche rischiare di perdere qualcuno dell'unità demolizioni. Va bene, ragazzi, niente, vedo che la partita è molto molto lunga. A questo punto, visto che il tempo a mia disposizione sta per scadere, direi che ci rivediamo la prossimo capitolo, che sarà dedicato interamente a questa missione, quindi avremo molto più ciccio da vedere, molta più azione. Quindi per questo episodio è tutto, io vi ringrazio per le visualizzazioni, come sempre siete tutti mitici, vi saluto tutti quanti, restate come sempre sintonizzati e a one again.